Allora, amici e colleghi di B-Lab Consulting, un saluto a tutti voi. Mi trovo qui a Sant'Angelo Limosano, che alle mie spalle è un piccolo comune dell'entroterra molisano. Si trova a circa 900 metri sul livello del mare. È dato i natali nel 1215 a Papa Celestino V. È un comune attraversato da un regio tratturo. Certamente non sto qui a parlarvi solamente di storia e di questo bel posto, ma di questa annata pistica che si prospetta. Trovate alle mie spalle un campo di Sulla e vediamo che non ha degli aspetti migliori, perché insomma le gelate degli ultimi tempi l'hanno danneggiata notevolmente, ahimè. Questo areale intanto era un riferimento mio per la zootecnia non solo molisana, e di Sulla se ne coltivava tantissimo, adesso ne è rimasta veramente poca e quel poco quest'anno è veramente danneggiata. L'agricoltore mi ha dato conforto dicendomi che ha subito sì un danno ma non letale. Beh, la mia esperienza da apicoltore è diversa da quella dall'agricoltore, perché l'agricoltore valuta questo danno in funzione del fatto che la Sulla comunque gli produrrà del fieno. Nel mio caso probabilmente questa Sulla non produrrà fiori e che daranno chiaramente un quantitativo di nettare a sufficienza per fare un buon raccolto. E quindi molto probabilmente quest'anno ci sarà un'ennesima annata magra, almeno in questa areata. Bene, ad ogni modo non ci perdiamo di forza e di coraggio. Andiamo avanti con le normali lavorazioni. In questi giorni stiamo continuando ad allargare i nidi, sono famiglie che comunque stanno crescendo, ci le stiamo nutrendo. Ci preoccupa notevolmente chiaramente la produzione, che non sempre corrisponde a quello che uno si aspetta o vuole, e ci preoccupa chiaramente il mercato. Notizie di pochi giorni fa. Alcune aziende apistiche professionali hanno potuto vendere il proprio miele a prezzi comunque sia molto più bassi rispetto diciamo così, a quello sperato e quindi la situazione non è ancora delle migliori. Abbiamo approfittato della presenza di Giancarlo Naldi dell'Osservatorio per avere qualche sua informazione un po' più nel dettaglio, quindi un quadro nazionale. Ascoltiamo appunto la sua intervista che chiaramente fa riferimento all'annata del 2019. Quella per il 2020 ve l'ho un po' anticipata nel mio caso, spero che non sia così nel resto d'Italia e vediamo cosa accade. Io vi saluto. Aspetto i vostri like e le vostre mail per un confronto continuo. Un saluto a tutti voi. Bene, sono Giancarlo Naldi, direttore Osservatorio Nazionale Miele, l'organismo di supporto per il monitoraggio, il miglioramento della qualità del miele e il monitoraggio di mercato dei mieli. Bisogna dire che quest'anno si tratta di un anno, parlando del 2019, di un anno particolarmente critico per il settore dell'apicoltura. Noi a dicembre abbiamo emanato un vero e proprio rapporto di crisi, un report di crisi del settore, perché la crisi ha investito sia la produzione, la quantità di produzione, in particolare al nord, in particolare per la cacia e per i mieli primaverili, sia il mercato. Infatti, la cosa assolutamente singolare è che ad un calo dell'offerta di miele di produzione nazionale che è indubbio e documentato, e vi sia anziché un aumento dei prezzi, un calo dei prezzi e anche una grossa difficoltà al collocare il prodotto sul mercato. Questo è un problema che affronteremo anche nei seminari qui al congresso dell'apicoltura professionale, degli apicoltori professionisti. E insieme anche alle istituzioni, il Ministero compreso, per vedere quali sono tutte le analisi in modo approfondito da fare e anche quali gli elementi di sostegno da mettere in campo.